E finalmente, dopo svariato tempo che ce l'ho e la sto testando, e finalmente ho avuto il tempo, oggi parleremo di Panasonic GH5S. Salve a tutti e bentornati. Oggi finalmente vi potrò parlare di questa macchina fotografica, anzi più camera da presa. Però voglio trattare il video in due sezioni ben distinte e separate. Prima sezione, parte fotografica, seconda sezione, parte video. Se vogliamo iniziare la parte fotografica, sì, fa le foto. Finita la parte fotografica, parliamo della parte video. Ovviamente, come molti sapranno, Panasonic GH5S non è stata pensata assolutamente per la fotografia, è una camera pensata esclusivamente per il video. Infatti ha pochi megapixel, quanto basta per avere un buon 4K, anzi devo dire un ottimo 4K, mi sono dovuto molto ricredere su questo tipo di sensori, perché in genere hanno sempre molto rumore agli alti ISO, poca definizione e nonostante come obiettivo avessi un 1445 che diciamo non è proprio il massimo che Panasonic produca attualmente, ho delle immagini veramente molto belle. Infatti le immagini che sto facendo scorrere sono state tutte girate con questa camera e questo unico obiettivo, sono tutte quante riprese in log, ma soprattutto sono tutte quante riprese in 24 fps puri, non 23.975. Perché sì, GH5S ha la possibilità di scattare non solo il classico 24 e 25 come siamo abituati con qualsiasi reflex, che in realtà sono 23,975 frame al secondo, oltre ovviamente ai 60, 120 e tutti i frame rate che volete. Ma con questa piccola camera, una praticamente piccola camera da presa, veramente di livello professionale, è possibile girare anche a 24 frame al secondo precisi, nelle qualità che variano dal 1080 al 4K. Cinema 4K ovviamente. Cinema 4K di Panasonic, devo ammettere, veramente molto 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 bello. È selezionabile anche in vari tipi di bitrate. Infatti possiamo girare dal 4K a 400 Mbps al secondo fino a 4K a 100 Mbps al secondo. Tra i vari tipi 4K, per ovvi motivi, ci saranno più o meno dettagli visibili. Quello a 400 Mbps ovviamente è il migliore. Però dovete stare molto attenti perché molti computer, anche con hardware abbastanza prestanti, non riescono bene a gestire una mole di dati così importante. Io infatti sono dovuto andare di trascodifiche perché comunque i computer che utilizzo non sono così tanto potenti, però vi posso assicurare che questa è una tecnica che si usa anche a livelli altissimi con camere molto molto professionali. Però ci sono anche in questo caso dei limiti. Per esempio l'ISO. Alle basse luci, i micro 4 terzi in genere si comportano in maniera non proprio eccellente. Con questa sono riuscito a tirare fino a ISO 6400 senza praticamente avere problemi, nonostante l'obiettivo sia un 1442 3556 HD, non proprio il miglior obiettivo possibile da utilizzare su questa camera, però purtroppo non c'erano obiettivi di fascia più alta da potermi mandare da parte di Panasonic. Devo dire che si è comportata veramente molto bene. Le riprese infatti che ho fatto in ambienti serali sono quasi tutti girati a ISO 5000 e devo dire che si comporta veramente veramente bene. Non me lo sarei mai aspettato da una micro 8 terzi, abituato con amici, colleghi che comunque utilizzano questo tipo di sistema e che superati gli ISO 1600 dicono che non si può usare più di tanto. Ho conosciuto anche qualche collega con GH5 dove non si spinge mai oltre i 1600-2000 ISO perché dice essere disastrosa. Purtroppo non ho avuto l'occasione di poterlo utilizzare, però non stento a credere che effettivamente ci sia questo grosso limite dato dal sensore molto piccolo e dall'altissima quantità di megapixel. L'autofocus di GH5S è probabilmente uno dei migliori autofocus che abbia mai usato. Sì, lo so, per determinate cose il fuoco si fa a mano, lo so benissimo.
Però se voi pensate a qualche persona che si sta approcciando inizialmente a fare qualche cortometraggio e non sa ancora ben gestire un obiettivo, se fotografico, cinematografico o quello che volete, avere una camera che abbia un autofocus così preciso con la possibilità anche di gestire la velocità di fuoco. Infatti possiamo gestirla in più velocità, media, bassa e alta, in modo che possiamo avere un fuoco istantaneamente che segue il soggetto, un fuoco un po' più morbido se volete, un piccolo transfocus un po' più cinematografico, oppure medio, che è quello che ho utilizzato io per fare tutti i test, che è veramente molto comodo. Ma adesso distacchiamoci dalla questione tecnica e passiamo a una questione molto più pratica. La camera mi piace veramente tanto come sta in mano. Ha uno schermo girevole che tilta e si può incorporare sulla parte posteriore, touchscreen. Schermo molto brillante, si vede bene anche sotto la luce forte solare. Devo dire, mi sono trovato molto bene anche con l'oculare, molto alta la qualità dell'oculare, infatti si riesce a vedere benissimo e sembra non avere molta differenza dallo schermo posteriore, cosa che, ahimè, con altre camere che ho testato purtroppo si notava anche molto. Ricordo per esempio la GX80, ottimo lo schermo posteriore, l'oculare un po' meno. Ma per non rimanere nella questione prettamente teorica, ovvero snocciolare tutti i dati, tutte le tecnologie inserite, quello praticamente si trova da tutte le parti, io tengo molto di più a far vedere all'atto pratico come si comporta questa camera. Il fatto di avere un sensore da 9 megapixel fermo faceva storcere il naso a tantissimi utenti. Dicono: perché non avere un sensore stabilizzato? Perché non avere tanti megapixel? Tecnicamente è meglio GH5 normale piuttosto che GH5S? Vi posso assicurare che assolutamente non è vero, perché quando si parla di video, prima di tutto sensori stabilizzati non se ne usano. Un'altra cosa, il sensore. Sensore da soli 9 megapixel. La gente lo ha odiato, io non ne comprendo il motivo. Questa camera non è fatta per fare foto, è fatta esclusivamente per girare video. E quello che fa, lo fa invariamente in maniera egregia. Sempre parlando di ergonomia, tutta quanta la parte che riguarda i tasti è stata veramente molto ben selezionata da Panasonic. Avere il jog qua dietro, giusto nel punto preciso dove arriva il pollice, la rotellina, che è possibile utilizzare anche come jog quando lo schermo è acceso, così come la ghiera che non ruota, a meno che non la sblocchiate, tutti i tasti superiori, le due ghiere, sono tutte quante in una posizione veramente ottima. Solo un tasto non mi è piaciuto molto, il tasto Replay, che serve ovviamente per rivedere le clip che abbiamo girato, messo in questa posizione, ma affannare troppo la parte destra dell'impugnatura sarebbe stato ovviamente controproducente. È comunque una cosa che va fatta con la camera ben salda fra le due mani, quindi mi sta anche bene che è stato messo qui sotto. Funzione che ho veramente adorato e che la rende veramente di un livello alto è la possibilità non solo di collegare un microfono con jack da 3,5, ma la possibilità anche di utilizzare le cuffie per sentire ciò che stiamo ascoltando, e il microfono soprattutto si può selezionare in tre modalità: modalità con phantom, modalità senza phantom e completamente automatica. Chi sa come funzionano i vari tipi di microfoni capirà qual è la grande utilità di poter dare la phantom a un microfono. Per farlo in maniera estremamente semplice, microfoni che non hanno alimentazione propria, quindi non hanno batterie, hanno bisogno di un'alimentazione che passa direttamente dal jack, applicare la phantom direttamente dal software, gli arriva l'alimentazione e il microfono si sente molto bene. Su questo devo dire che ho avuto qualche problemino, perché nel menu non riuscivo a trovare bene dove andava gestito l'antivento. Infatti nel video precedente qualcuno mi ha contattato in privato e mi ha fatto notare: vedi che in certi momenti l'audio si comprime tanto. Io infatti avevo immaginato fosse proprio la colpa dell'antivento, e infatti c'era l'antivento attivato. Insomma, Panasonic GH5S, piccola camera, piccolo sensore, grandissime prestazioni. Sono rimasto veramente molto molto stupito da questa camera, e infatti la consiglio vivamente a tutti coloro che si vogliono affiancare al mondo non solo del videomaking, ma anche del filmmaking. Perché avere questa come camera, se non principale, ma come B-cam o anche C-cam, è sicuramente un ottimo alleato. C'è però la piccola nota dolente del prezzo.
Una camera del genere, purtroppo, si può capire già dalle prestazioni che vi ho descritto e che vi ho fatto vedere durante il video, sicuramente non costa pochissimo. Infatti il prezzo del solo corpo si aggira a circa 2.000-2.100 euro. Molta gente penserà, è uno sproposito, perché non comprare una GH5 a questo punto, piuttosto che la GH5S? E qui un altro motivo per cui io consiglio più questa per il video, piuttosto che la GH5S. Per avere una camera con queste prestazioni, o anche superiori, visto che si trovano per lo stesso prezzo camere con sensori Super 35, si spende più o meno lo stesso prezzo. Però, avere una macchina così piccola, così leggera, con la compatibilità di tutti gli obiettivi micro 8 terzi che costano veramente poco rispetto ai corrispettivi, anche con F molto bassi, quindi molto aperti, è veramente un grande vantaggio. Per chi si avvicina al videomaking è un'ottima camera, piccola, te la porti dovunque, è discreta, non c'è bisogno di chissà quali altre attrezzature, si può utilizzare anche così solamente per girare qualche cortometraggio, ma anche qualche mediometraggio tranquillamente. Se invece vi state affiancando al mondo del filmmaking e avete già un po' di attrezzatura, questa qua ve la consiglio comunque come B-cam o C-cam. B-cam e C-cam si intende ovviamente tutte quelle camere che non sono la principale, quindi non saranno la vostra camera con cui girerete tutto quanto. Però per fare, che ne so, qualche ripresa all'interno di un'automobile, prendete la differenza tra girare con questa piccola camera e girare con una Blackmagic Ursa Mini, che comunque è di queste dimensioni. Il peso è sicuramente più alto e in più questo c'è il plus autofocus. Autofocus che mi ha fatto trovare veramente molto bene, devo dire. Insomma, questo è ciò che io penso della camera. Spero vi sia stato utile, spero vi sia interessato. Ovviamente se vi è stato utile o interessato scrivetemelo qui sotto nei commenti, io risponderò a qualsiasi altra domanda sulla camera. E oltre a commentare, mi raccomando, condividete il video, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile. E non resta che dirci al prossimo video.